sì. Oggi faccio una prova a livello di tutto, a livello di immagini, a livello di interazione con la telecamera, orario in cui alzarmi, a livello di cose da dire. Sono le 6:40. Faccio una passeggiata e mi gusto un po' il parco e nel frattempo faccio le riprese. Non è male come cosa, mi incuriosisce da matto. La cosa che vado a fare è cambiare tutto il mio iPhone 5. Sbatter, ti giuro. Salutiamo i Bazzanichi che ci ascolta sempre su Radio McDonald's. 100! 100! 100! Ma è così, A me la sfacelo. Allora, ragazzi, sì. Prima cosa da non fare per non far crollare l'ormone alla donna. Sì, a me piace un botto sta qua. Poi con l'interazione regina con i suoni. Non mi aspettavo mai, ok, per se ci sono. Sempre però di rigirarla agli ascoltatori di questi casi sono le cose migliori. Sì. Qua siamo troppo ravvicinati, i blocchi sono troppo ravvicinati. E abbiamo solo un'ora. Cazzo. Stiamo andando a registrare altre sigle perché non abbiamo abbastanza. Attenzione, Valerio Olivieri, impressionante. Ehi, ciao! Ma come sei riscazzata fino al secondo fase, capisci come mai? Va tutto benissimo! Operazione melograno fatta. Pezzi di cuore in giro due. Ha! Grande Mocco. Ci hanno appena comunicato che c'è Ernst Knam, figlio di Knell, fratello di Knorr. E quindi adesso lo andremo a intervistare. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 105. Un bellissimo expo e un bacio al cioccolato dal re del cioccolato. Ciao. Alla fine è simpatico. Ma alla fine sei simpatico. Passeggi e ti trovi ogni 2x3 della musica differente di qualsiasi nazione. Questa è Expo. Oh, è appena finito il primo giorno. Primo giorno in cui ho descritto tutta la giornata. E devo dire che sono soddisfatto.